tutti e tutte uguali. Dobbiamo continuare a parlare di bullismo e cyberbullismo. Dobbiamo informare i giovani e le giovani sul fenomeno e contrastarlo tutti e tutte insieme. Non c'è orgoglio nel bullismo. Adesso però, siccome mi sorprendo anche di me stessa, che ogni tanto riesco a dire qualcosa di intellettualmente serio, andiamo un po' a rompere queste perfette righe che avete formato. Quindi, quando partirà la musica, io interromperò ad un certo punto dicendo pause, e voi vi fermerete scegliendo la vostra posa più divina, più frocia, più come ne pare, e noi scatteremo delle bellissime foto ricordo per questo momento. DJ, ci sei? Ah, no, il DJ si sta facendo i fatti suoi. Andiamo? Ci siamo? Musica! Ovviamente ricordiamo non di ballare, restate sul posto e fate la vostra posa. Mi sento un pochino Priscilla, la regina del deserto. Grande! Vi state preparando? Scusate, sono in estasi. 3, 2, 1, pause! E ci piace, questa è Pescara che ci piace. Io la manderei così tutta la sera, si può? E le pose, non vedo le pose frociarole, le pose da diva. Le foto le abbiamo fatte? Andiamo avanti, continuiamo, continuiamo. Io non vedo le pose. Allora, al mio 3 rifacciamo un'altra posa. Tutte vive vi voglio. 3, 2, 1, oh! Oh! Diciamo che ti è piaciuta questa risposta. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti, grazie per essere qui. E adesso, come tutte le feste, ovviamente, c'è anche il momento un po' più serio e quindi passiamo la parola agli organizzatori di questo flash mob. Ovviamente il momento serio non significa che andate via, rimanete qua a sciogliervi con noi, perché alla fine di questo ci sarà un'altra graditissima sorpresa. E quindi... tutti? No? Chi è che mi dice no? Da dietro? Da dietro? Allora, se li avete tutti, appena siamo pronti, li alziamo. Ah, bisogna sollevarla. Solleviamo la bandiera, il nostro orgoglio. E solleviamo tutti i cartoncini, in modo tale da riformare la nostra bandiera, il nostro orgoglio, quella che ci rappresenta. Ma quanto siete belli da vedere tutti quanti.
società nella quale sono spesso ignorate, con forza le sosteniamo affinché la società si svegli e le veda come persone con una propria affettività, sessualità ed identità. La nostra è una rivoluzione gentile, una rivoluzione non violenta, una rivoluzione intersezionale. La nostra gentilezza è racchiusa nelle parole accoglienza e rispetto. La paura del diverso dilaga nella nostra società e colpisce tutte le forme di minoranza. Negli ultimi mesi abbiamo visto come il razzismo sia ancora radicato nella nostra società. Il razzismo è reale, e le manifestazioni a cui abbiamo assistito sono rappresentazioni dell'oppressione che le persone afrodiscendenti incontrano quotidianamente. Sappiamo cosa vuol dire essere invisibili e discriminati e discriminate, ma questo non ci assolve nel non dover prendere posizione nella lotta al razzismo. Non c'è orgoglio nel razzismo. Chiediamo tutela e rispetto nei confronti delle persone migranti, siano esse LGBT+ e non. Chiediamo l'approvazione dello Ius Soli. Buon Abruzzo Pride a tutti e tutte! Anche l'Abruzzo ha finalmente il suo Pride! L'Abruzzo, mare e monti, è il simbolo perfetto di come la diversità possa coesistere in armonia nel rispetto di ogni identità. Solchiamo il mare alla ricerca di nuove rotte verso nuovi orizzonti, senza la paura di incontrare qualcosa di diverso da noi. E viviamo la montagna nelle sue semplici cose e naturali cose. Nel 1969 il primo Pride è stata una rivolta. È stato il grido di una collettività stufa, stanca di subire violenza, di essere offesa, di essere discriminata in strada, discriminata sul lavoro, di essere invisibili agli occhi di una società impaurita dalle differenze. Il primo Pride è stata la rabbia di persone trans non libere di viversi se stesse, di ragazzi omosessuali non liberi di amare, di ragazze lesbiche non libere di viversi la loro sessualità. Il primo Pride è stata una rivoluzione contro un sistema omofobo, lesbofobo, transofobo, misogino e razzista. E oggi possiamo dirlo con orgoglio, anche in Abruzzo la nostra rivoluzione continua. Soprattutto dopo ieri, che uno spazio pubblico non ci è stato concesso perché manifestazione non di interesse pubblico. E la nostra è una rivoluzione forte, gentile e orgogliosa. La nostra forza è nello stare qui tutti e tutte insieme, manifestando come un'unica collettività. La nostra forza è nella celebrazione dei moti di Stonewall di 51 anni fa, nel ricordare Silvia Rivera e Marsha P. Johnson, le madri del nostro movimento che reagirono. Scusate di ingaggiare la pace. Scusa Manu, vi invito a mantenere le distanze di sicurezza. Per favore, che se no diamo ragione a qualcuno. Per favore. Silvia Rivera e Marsha P. Johnson, le madri del nostro movimento, che reagirono contro il sistema in nome della loro e della nostra libertà. La nostra forza la dobbiamo anche a loro. La nostra forza è nell'autodeterminazione. Siamo noi a decidere chi siamo, siamo noi a decidere come esprimerci. Crediamo nel principio inviolabile della libertà di autodeterminarci
nella nostra identità, nel nostro essere liberi, libere e consapevoli. Nessun'altra persona può decidere per noi, nemmeno la nostra nascita. Nessuna paura può fermare il nostro amore, nessuna paura può fermare il nostro orgoglio. Siamo liberi e libere di autodeterminarci. La nostra soggettività la viviamo noi e la determiniamo noi. La nostra forza è nei nostri corpi. Anche in questo difficile momento siamo una forza. Siamo soggettività libere e consapevoli con le nostre diversità. Forme diverse, colori diversi, ma tutti e tutte uguali. Rigettiamo la pericolosa ossessione per l'apparenza e l'avversione per dei corpi ritenuti imperfetti e per l'effeminatezza propria e altrui. La nostra forza è nella nostra resilienza. Ogni volta che una persona LGBT+ non viene rispettata è un attacco a tutta la comunità. Gli episodi di omo, lesbo, bi, transfobia sono sempre più frequenti. In questa settimana la nostra regione ha registrato 2 casi di lesbofobia. Solo nell'ultimo mese le testate giornalistiche nazionali hanno riportato 6 episodi di violenza di natura omofobica. A questo si aggiunge tutto il sommerso. Tutte le denunce non fatte, tutte le paure non espresse. In Europa siamo al 23° posto per i diritti delle persone LGBT+. Ancora oggi sentiamo dire che non è necessaria una legge che possa tutelarci. Ancora oggi sentiamo dire che l'omofobia non esiste. E invece no! L'omofobia esiste, la lesbofobia esiste, la transfobia esiste, la bifobia esiste. Gli stereotipi e pregiudizi che colpiscono la nostra comunità continuano a colpirci e lo sappiamo bene, lo viviamo sulla nostra pelle, sul nostro corpo. Sappiamo cosa voglia dire fare coming out, sappiamo cosa voglia dire camminare mano nella mano senza sentirci osservati ed osservate. Sappiamo cosa voglia dire essere giudicati e giudicate perché ci vestiamo come vogliamo. L'omo, lesbo, bitransfobia esiste, ma continueremo a rialzarci e a combatterla con tutte le nostre forze. Siamo tutti e tutte femministi e femministe. Siamo dalla parte di chi subisce un'ingiustizia inflitta da una mentalità sessista. Siamo contro i ruoli di genere prestabiliti da una società patriarcale che definisce un'idea di donna e un'idea di uomo e che c'è orgoglio nella misoginia.